Buon pomeriggio, dalle 9 alle 24, questo sarà l'orario che farà il Senato, che dovrebbe fare l'Aula del Senato per votare la riforma, lo ha deciso la Capigruppo, poco fa una Capigruppo molto lunga, noi abbiamo ospite Vito Petrocelli che è capogruppo, neo capogruppo del Movimento 5 Stelle, provano a prendervi per sfinimento, fra virgolette? No, noi abbiamo garantito che siamo pagati per questo, siamo pagati per lavorare, siamo disponibili a restare in aula anche oltre la data prevista dell'8 agosto, perché vogliamo ragionare con calma su un provvedimento che non è un disegno di legge qualunque, è la riforma della Costituzione, non accettiamo che sia fatta in tempi brevi, su questo non ci sono assolutamente dubbi. Possiamo stare in aula anche subito dopo Ferragosto, purché si riesca ad affrontarlo nella maniera più opportuna per che i cittadini sappiano cosa sta succedendo. Ecco, il presidente Zanda ha detto che non si è parlato assolutamente di tagliola, qualcun altro invece ci ha raccontato che l'ipotesi è sul tavolo. L'ipotesi sicuramente è sul tavolo, non lo dobbiamo negare, ma con un messaggio molto pacato posso dire che non è stata posta al momento, resta nell'aria, nessuno dei presidenti dei gruppi l'ha al momento posta. Si parla soltanto della possibilità, secondo i due gruppi di maggioranza più Forza Italia, di chiudere tutto comunque l'8 agosto e con gli emendamenti da affrontare e il lavoro che noi vorremmo fare seriamente è difficile che si possa chiudere l'8 agosto. Ecco, il Partito Democratico, le faccio quest'ultima domanda e poi restituiamo la linea, diceva, ha invitato tutti gli altri partiti a in qualche modo puntare sugli emendamenti più importanti diminuendo la quantità di emendamenti che effettivamente devono essere esaminati. Questo è un lavoro che incontra la vostra disponibilità o comunque l'ostruzionismo per un'opposizione più o meno sacrosanta a un disegno di legge che non vi piace sarà duro? In realtà sia il ministro Boschi che il presidente Zanda hanno riconosciuto che i nostri emendamenti, che sono circa 200, sono tutti ben circostanziati, quindi non ci è stato chiesto di ridurli, è stato chiesto ad altri gruppi di opposizione. I nostri sono stati riconosciuti effettivamente come emendamenti sui quali si può ragionevolmente discutere nei tempi previsti dall'emendamento. Grazie al presidente Petrocelli, la linea torna allo studio.